Buongiorno a tutti. Allora, se io non vi do il buongiorno dalla mia dispensa, non guardate il delirio che c'è dietro perché devo girare diversi video stamattina perché ho tempo. Sono le 9:30, io sono nella coperta di paglia. C'ho la casa che è un disastro, sembra che sia passato un uragano. Ma sono solo le mie figlie. No, la coperta l'ho messa io. Ok, che vergogna che mi nascondo dietro le bambine. Allora, giornata splendida, uggiosa, 9 gradi, piove. Se non dovessi andare avanti e indietro, sono andata a fare la spesa, ho portato i bambini a scuola, sono andata a fare la spesa, poi le devo andare a riprendere, oggi c'è danza, io mi chiuderei in casa con litrate di tè bollente. A non fare niente tranne i compiti, perché quelli li dobbiamo fare, e mettere in ordine casa, mi dedicherei a quello. Non lo posso fare, devo arrabattarmi, devo anche girare un paio di video perché appunto oggi ne ho il tempo. Sono fortunata perché, come potete vedere, sto scongelando del ragù, così le bambine hanno un piatto completo per pranzo perché qui siamo sempre inappetenti, cioè. Stella stamattina ha mangiato mezzo plum cake. Oh, non ve l'ho detto! Allora, non so se ve l'ho detto, perché potrebbe anche essere. Alle gemelle dondola il primo dente. Devo dire che per avere quasi 6 anni e mezzo siamo un pochino in ritardo. La cosa bella è che all'inizio ero convinta che fosse lo stesso dente, uno dei due piccoli qui davanti, che dondolasse, invece no. Sono l'opposto, quella a sinistra Antonietta e quella a destra Stella o viceversa. Comunque, e quello di Stella sta per cadere, secondo me oggi cadrà e lei ha detto che è tanto emozionata perché lei non, cioè non ha mai visto la fatina dei denti che le lascia il soldino e io ho fatto ha chiesto il soldino e non la banconota. Comunque, vedremo. Allora, io adesso giro un paio di video. Mi hanno mandato un prodotto di cui vi voglio parlare, che fa riferimento al titolo di questo vlog, e poi capirete perché. Ora vi faccio vedere perché. Con immensa vergogna, non mia, delle mie figlie, vi faccio vedere perché. Questa sono io, alle 9:30 di mattina. Questa è la mia sala, dopo che le mie figlie ieri sera si sono addormentate senza mettere in ordine. Come potete vedere, lì c'è già una prima prova. Siete pronte? Rendetevi conto, cosa che io non metterò in ordine. Pulisco tutta casa, ma questo lo fanno loro. Le Barbie così mi inquietano non poco. C'è anche po il povero Ken che ormai, cioè, naturalmente le cose per capelli che poi io continuo a comprare, ricomprare, ricomprare, ricomprare. Cassetti, cassettiere, c'è di tutto, cuscini che io continuo a lavare, di tutto, torri. Cioè, io sono isterica, veramente isterica. Abbiamo allestito una semi casa di fortuna sulla parete attrezzata. Vabbè, continuiamo così. Quindi, visto che io mi devo rilassare, secondo me la Naipo, che è la ditta che mi aveva già mandato il massaggiatore, quello lì che si mette qui che diventa caldo, mi ha mandato un altro prodotto. Allora, così io mi posso rilassare. Appena l'ho visto, sono scoppiata a ridere. Spero che voi ricorderete la puntata di Sex and the City in cui a Samantha rompe il suo massaggiatore. Allora, la scatola è inutile che ve la faccio vedere. Questo è il massaggiatore. Ok. No, aspetta, facciamoci. Non riesco, devo prima ridere. Devo prima ridere. Questo coso è favoloso comunque. Perché oh. Allora. Comunque fa ridere, chi ha visto la puntata fa ridere. Io lo uso come massaggiatore, sia chiaro. Allora, è molto bello, è ergonomico. Si toglie questo, si mette a caricare. Ci ha messo pochissimo.
Ci ha messo nemmeno un'ora per caricare, c'ha la luce rossa, poi diventa verde quando è carico e ha due tipi di testine. Si può, è facilissimo da montare. I tasti sono l'accensione, l'intensità e la modalità. Può avere fino a 5, se non mi sbaglio, 5 livelli di intensità ed è, vedete? Ecco, io sarei così tutto il giorno. La cosa bella però è che a differenza di... Ahia! Allora, l'unico difetto è che è un po' pesante. Però la cosa bella è che si può... Guardate quante aree si può usare. Sulla schiena, il collo, le braccia, le gambe. Secondo me per le gambe è ideale anche per smuovere un pochettino la... Si può usare su... l'ho usato sui piedi, fa tutta quella situazione. Veramente è un mi è piaciuto proprio come massaggiatore. Dopo vi lascio tutti i link giù nell'info box. Insomma, la Naipo, io spero di pronunciarlo correttamente, ha capito che io ho bisogno di rilassarmi e poi io questo me lo metto nel bagno, in un cassetto, perché comunque è pratico e lo si appoggia normalmente. Questo adesso però lo deve testare la persona più importante, che è lui che testa tutte queste cose, cioè mio marito, perché mio marito è quello che insomma se ne intende di più. Va bene, vado a continuare a fare i miei servizi, questo magari lo uso stasera, e ci vediamo più tardi. Allora, dovete sapere, e ho anche appena girato un video, che in questo periodo vado in giro per casa cercando roba da buttare. Nel senso che sono entrata proprio nel mood del decluttering estremo, naturalmente fatto con coscienza. Queste sono le note dolenti, sia l'armadio, perché come potete vedere... Io ho ancora la roba estiva, poi ho un po' di invernale, ho un po' di invernale estivo nei cassetti e ho... No, no, sbatti, tanto non si rompe. Parte dell'invernale anche qui. Come dice mio marito, non ho capito perché, e poi ho un'altra colonna che per me, per i miei bijou così, e mio marito ha due ante, infatti dice, non ho capito perché tu hai cinque ante. E io ne ho solo due, e vabbè, marito mio, fattene una ragione. E poi devo declatterare tutte quelle caccavelle, io le chiamo le caccavelle che ho in cucina. Perché tutto questo affollamento? Non lo so. E io sono sempre stata, come si cambia veramente nella vita, una compratrice compulsiva. Io ho sempre comprato a manella, anche senza farmi troppe domande, nel senso neanche a chiedermi ti serve realmente. Poi ci sono delle cose, per esempio, che però non riesco proprio a buttare, ma perché ci sono affezionata. Ad esempio, questa alzatina era della mia nonna, io ne ho due, o una l'ho data a mia sorella, una l'ho data a mia sorella. Io la usavo come portagioielli ed è comoda perché qui in effetti ci puoi attaccare anche i braccialetti, cioè avevo attaccati i braccialetti. Cioè, oggettivamente non mi serve. In questo momento non la sto usando, la tengo qui così, tipo stile mausoleo, e non va bene, non va bene. Devo finire di declatterare i trucchi. Ma che brutto declatterare! Possiamo usare un termine italiano? Sapete cosa? Quelli dovrei proprio buttare, proprio, ma neanche a regalarli. Ve li faccio vedere. Non ne ho il coraggio. Perché fin quando è lo smalto della Essence, ma quando è il blu satin di Chanel, che credo però sia in condizioni pessime, adesso non lo so. No, è ancora buono. Cioè, sembrerebbe ancora buono, anche se ha anni su anni su anni.
È solo che io adesso il gel non lo potrei usare sui piedi, anche quelli tipo. Cioè, ma come si fa a buttare Rouge Maya di Dior? Cioè, è umanamente impossibile. Devo iniziarlo a mettere sui piedi. Pardon, vi siete fatti male? Spero di no. Vedete, stavo bestemmiando e sono stata punita dall'alto. Vabbè, bando alle ciance. Continuo nelle mie faccende, nelle mie faccende giornaliere. Poi tra poco dovrò riuscire e poi non so se rientrare e poi riandare a prendere. Devo fare. Vado in giro e faccio cose, ecco. Il gruppo WhatsApp di mia figlia Stella, della classe di mia figlia Stella, mi sta allegramente ricordando che a metà dicembre ci sarà il mercatino benefico. Dovremo cucire delle pigotte che poi verranno vendute o portare dei dolci da vendere. Ora, che faccio? Le pigotte no, ragazze, non so cucire neanche un bottone. Cioè, lo so cucire un bottone, però non so, non sono brava. Mi butterei sui dolci, faccio qualcosa, perché se no. Adesso io veramente non sto rispondendo. Adesso aspetto, vedo che cosa dicono tutte quante, perché molti si stanno offrendo di fare dolci. C'è qualcuna che sa cucire, qualcuna che insomma partecipa, quindi non è che. Se no vado a comprare qualcosa. Perché mi sa che il ricavato andrà a Medici Senza Frontiere, quindi comunque è una bellissima iniziativa, sia chiaro. Però io. Che devo fare? Aiuto! Vabbè, cuocerò dei dolci. O li compro. Li compro, li impacchetto e dico che li ho fatti io. No, vabbè, devo dire, i muffin mi vengono bene. E che non mi arrischio con i dolci perché io non ne mangio, quindi non li preparo quasi mai. Le mie figlie, i miei dolci non li mangiano, quindi no, i muffin non li mangiano, è tanto che non li faccio, è vero, potrei fare quelli. Vabbè, ora ci penso comunque. Comunque è una bellissima iniziativa, sono molto contenta di questa cosa. Allora, come sentirete e come vedrete dai miei capelli, sta diluviando. Però mi sono fatta furba e visto che ho finito in tempo tutto quello che dovevo fare, anche le commissioni esterne, sono anche andata a ritirare il pellet. L'unica cosa che potevo fare era ritornare a casa e iniziare ad accendere la stufa, però ho preferito muovermi e sono arrivata prima davanti a scuola delle bambine, che sarà che è a 200 metri l'ingresso, perché sta diluviando. E quindi almeno non ci bagniamo. Purtroppo sono al centro del paese e quindi per uscire poi da questo parcheggio ci metterò un quarto d'ora, ma non importa. Non importa perché ho trovato proprio il posto ideale, così loro non si bagnano, non prendono tanta, c'è cioè molta umidità. Antonietta ha ricominciato con la tosse e ieri anche Stella un po' così. Tengono botta per il momento, forza che ce la facciamo, però insomma, e quindi mi dedico a questo che ho iniziato. Sono arrivata a 45-46 pagine. Devo dire che per il momento mi sta piaciucchiando. Naturalmente, su quante pagine? Su 200 e pass, 300 pagine, 40 sono niente, quindi non posso dare giudizi, non posso esprimermi su questa cosa. Veramente, visto che la macchina è qui, io ne approfitto e vado. In segreteria a consegnare i certificati per delle vaccinazioni. Mi trovo qui, l'ingresso è lì. Due piccioni con una fava, così non me li tengo in borsa fino a marzo, ecco. E ci vediamo dopo. Rido perché mi prendono in giro che io dico ci vediamo dopo ogni frame di video. Ma che devo fare? Sono regina inside. Che dovete fare? E non riesco, devo avere una chiusura, ecco, da diva che se ne esce. Vabbè.
Allora, con la cena sul fuoco e il pile addosso, ma non importa, la conclusione bellissima di questa giornata è che ad Antonietta, finalmente, a quasi 6 anni e mezzo, è caduto il primo dente. Devo dire, dondolava per tre quarti, quindi se l'è staccato lei a un certo punto. Aveva paura, era terrorizzata, però è stata bravissima. Quindi stanotte arriverà la fatina dei denti. Stella ci è rimasta un po' un maluccio. Però poi si è ripresa. Io mi sono struccata la bene, ma io mi sono emozionata, mi sono emozionata. Vabbè, comunque, giornata lunghissima. Adesso preparo la cena e stiamo mandando foto agli zii, agli amici, a tutti quanti, così. Vuoi far vedere? Ok. Che finestra! Che finestra! Amore mio, saluta! E ci vediamo al prossimo video. Ciao!